Oggi ci troviamo in questa bella parude perché abbiamo finito da poco di livellare, per cui stiamo tornando a casa. Sinceramente, il culo che ho avuto dentro al tempio di trovare uno spawn di scheletri ha portato molte agevolazioni positive a questo livello. Prima di tutto, adesso tengo una scorta infinita di frecce, senza contare tutti gli archi che i gentilissimi pelle d'ossa ci hanno truppato. Si può dire che è stata un'esperienza elettrizzante. L'unica cosa negativa sono gli archi, perché sì, hanno delle capacità molto potenti, il problema è che stanno sul punto di rompersi, e questa è l'unica nota dolente. Però, di contro, ci sta una cosa positiva. Come potete vedere, ho livellato parecchio, e inoltre, ora che tengo l'incubine, potrò fondere insieme gli archi, quindi fondere i loro poteri e nello stesso tempo migliorarli. Beh, questa è una cosa positiva, anche se sinceramente è snervante dover ogni volta uccidere quegli scheletri, ma il rumore che fanno quando stanno tutti insieme è un casino, sembra delle percussioni. Una continuazione. Ah, finalmente accade. Ah, a proposito, una cosa voglio dire. Riuscite a leggere? Indovinate chi è il co-youtuber? Ah, un'altra cosa voglio farvi vedere. Allora, io sono uscito a addestrare due cavalli. E allora, li ho fatti anche accoppiare. E così, da bianco e nero, è nato nero. Sì, i nomi c'ho molta fantasia. Sinceramente vorrei mettere il nome visibile a mio cavallo, perché sono rimasto solo 3 targhette. E se non trovo altre piramidi, penso che difficilmente... Ah sì, questo è il secondo golem che ho creato. Protegge l'esterno. Mentre invece il primo golem protegge l'interno. E vi assicuro che fa bene il suo lavoro, perché sfortunatamente un altro enderman è in casa, ma appena il golem l'ha visto, l'ha fatto fuori. E adesso mettiamo a posto una parte del bottino. Il resto l'ho lasciato nel tempio, intanto potrò tranquillamente tornare quando voglio a riprendere il materiale. No, non mi sembra che devo mettere intanto. Comunque, io stavo pensando una cosa. Perché perdere tempo a fare altre cose quando possiamo tranquillamente farlo adesso sui servizi? Sì. Se la soluzione è migliore, mi crea un arco con indistruttibilità 3, la potenza è infinita, e un altro con fiamma, indistruttibilità e potenza. In questo modo tengo già degli archi di riserva nel caso quello che ho in dotazione adesso venga distrutto, o che non abbia abbastanza crediti per poterlo modificare o riparare. Allora, questo cazzo, il prezzo è alto. Per fortuna non è più. Ah sì, ma la mia paura è che tutte quelle ore di livellamento se ne vanno in fumo nel lampo. Come si dice, sono sacrifici da fare. Sì, sembra che praticamente così vadano bene. Ora devo mettermi a posto, poi è un po' incasinata la situazione. Una cosa che devo fare, che ancora non ho fatto, è devo dare una sistemata a questa cesta. Sinceramente mi piace il caos, per cui potrei tranquillamente lasciare tutto caotico come è adesso. Scusate un attimo, sì, lo so, tengo solo cosciotto, però meglio essere prudenti.
come dicono tutti, in alcol bisogna sempre essere cauti. Stavo pensando che non sarebbe una cattiva idea. Andare a prendere un po' di verruche. Sì, lo so, siamo dentro all'inferno, però non mi scoccio mai niente, perciò ho pensato di costruire queste belle due strisce di sabbia delle anime e incominciare a piantare. Perché mi sono accorto, più lentamente ma crescono. Nell'inferno crescono rapidamente. Purtroppo nella terra normale lentamente. La questione solamente della pazienza, come tutte le cose in questo gioco. Ok, adesso mi sa che posso tranquillamente fare una cosa. Allora, la mia idea era di creare qualche pozione. Penso che avere delle scorte sia necessario. Scusate un attimo. Adesso con un po' di rivelazione che ho, penso proprio che andrò a fare anche il tambore incantesimo. Voglio proprio vedere, spendendo molto, che esce fuori. Pesante, saccheggio. Devo sapere cosa possa andare. Secondo me era meglio utilizzare nell'acqua. Già, a quanto pare non tutti gli elementi funzionano bene. Thank you.
Ma secondo me sarà un buco nel lago più grosso. No, funziona. Funziona. Già. Quanto mi dà fastidio avere sempre maledettamente ragione. Beh, una buona idea sarebbe di andare a vedere il pianto di là. Meglio prendere gli occhi di ragno e... Ma che carota! Speriamo che persone... possiamo... giostrarci Sinceramente, il fatto che abbiamo scoperto che con l'occhio di ragno si fa una pulsione velenosa è stato proprio una cosa a caso. Ah, a proposito, una cosa che abbiamo notato è che per far accoppiare i cavalli ci vogliono le mille donne e le cavalli. Ma due cavalli che vanno due cavalli che hanno fatto altri che tutto l'altro. Sono andato alla bellezza di quasi 20 metri di zucchero. Di avvelenamento. Adesso se ci mettiamo dentro la pietra rossa, la porzione di avvelenamento dovrebbe riuscire a essere potenziata. Però ci serve la redstone per poterla potenziare. Se vado un attimo a prendere la redstone, sarebbe la cosa migliore da fare. Più o meno il periodo che mi dà la notte in Minecraft, ma se ci vediamo come se fosse già. E io direi che sarebbe anche ora di completarla, magari andando un po' a caccia di notte. Ok, questa è la pozione velenosa, e adesso ci mettiamo a resto per farla diventare ancora più potente. Anche se sinceramente. Di effetto può avere una pozione avvelenosa su dei zombie e dei scheletri che tecnicamente sono già morti. Potrebbe avere effetto sui creeper, oppure sopra le streghe o i ragni, ma penso che l'effetto di questa pozione sia stata creata principalmente per poter uccidere i player, magari in qualche server PvP. Oppure per fare delle trappole, sarebbe bello un distributore che separa pozioni velenose mentre un player entra in una casa. Si sarebbe molto da ridere. Un momento, la pozione di debolezza deve essere lanciabile, per cui ci serve anche la bomba di Ascari. Quindi, se vogliamo farla lanciabile, bisogna avere la polvere da sparo.
ci vuole la polvere da sparo. La quella piastra cazzo di polvere da sparo mi deve incazzare. Scusate l'albergo, è che a volte devo impormi un certo controllo. Ecco qua, pozione debolezza da 3 minuti, cioè da 3 minuti, in qualunque player si ritrova a essere debole. Un rogno, all'incirca. Diciamo che si sta formando un bellissimo arsenale chimico. Diciamo che sarebbe il caso di mettere un po' di pozioni a posto e andarci a fare un giro. Posso subire. Purtroppo quest'arco non è infinito, perché c'è una durata limitata. Ok. No, perché qua non è il caso. Sì, e qua è meglio. Già che ci stiamo, non sarebbe una cattiva idea andare a prendere un po' di zucca, un po' di lardo. No, perché abbiamo abbastanza uova, abbastanza zucchero. Sinceramente è una bella torta di zucca, non mi spiacerebbe. Primo perché è altamente nutritiva e anche altamente carboidrata. La potrei piazzare vicino a me. Era necessario saltare, vero? Ah, a proposito, me ne sto dimenticando. Questa è la mia fontana di Batman. Vi piace? È interessante vedere che il magma non fonde il vetro, una cosa che in natura sarebbe impossibile. Ok.
Saliamo su questa bellissima torre di pesca e vediamo se c'è qualcosa. E infatti, l'occasione di collocare il nostro arco è già pronta. Vediamo un po'. Sto migliorando. Credo che sia il caso di avvicinarci. Funziona davvero bene quest'arco. Magari non dico che posso ritornare al livello 141 di prima, velocemente, ma credo che sarà un modo per guadagnare livello velocemente. Comunque, mi sono accorto che questa puntata è durata quasi 21-22 minuti. Per cui, invece di tagliare e ricominciare quando calerà il sole, credo che la puntata possiamo chiudere qui e darvi appuntamento sempre se volete vederla. Alla prossima. Ciao.